Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Giovedì 31 marzo, dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 5, versetti 31-47. In quel tempo Gesù disse ai giudei: «Se fossi io a rendere testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera, ma c'è un altro che mi rende testimonianza, e so che la testimonianza che egli mi rende è verace. Voi avete inviato messaggeri da Giovanni, ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza dall'uomo, ma vi dico queste cose perché possiate salvarvi. Egli era una lampada che arde e risplende, e voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni, le opere che il Padre mi ha dato da compiere. Quelle stesse opere che io sto facendo testimoniano di me che il Padre mi ha mandato, e anche il Padre che mi ha mandato ha reso testimonianza di me». Oggi si conclude il capitolo 5 del Vangelo di Giovanni. Questo capitolo era iniziato con la guarigione dell'infermo alla piscina di Betsaita, guarigione che aveva sollevato le ire dei benpensanti perché era venuta in giorno di sabato, vi ricordate? Gesù aveva continuato a provocare le loro ire, chiamando Dio di papà. Oggi si conclude questo lungo discorso, che non è l'unico nel Vangelo di Giovanni, una provocazione che Gesù lancia parlando della testimonianza. Egli non cerca testimonianze dagli esseri umani, che il più delle volte sono fasulle e mirate a dare gloria agli uni agli altri. Lui non cerca i nostri applausi, cerca solo la gloria del Padre. Le opere che lui porta a testimonianza della verità della sua missione sono la guarigione dell'infermo, sono la guarigione del figlio del funzionario del re, sono la conversione della samaritana, sono le nozze di Cana dove ha cambiato l'acqua in vino, sono la cacciata del tempio dei mercanti. Sembra impossibile non credere a certe opere, eppure quante opere vengono compiute ogni giorno in mezzo a noi dal Cristo, attraverso tanti nostri fratelli e sorelle. A quante di queste opere noi ogni giorno passiamo accanto senza neppure accorgerci che avvengono. Quante dimostrazioni di affetto il Signore ci lancia ogni giorno che non sono accolte da noi. Parlando con tante persone si raccolgono tante miserie, si raccolgono anche tanti atti eroici, opere del Signore in mezzo a noi che ci dicono della Sua presenza. Mi verrebbe da dire: ascoltiamo un po' meno la TV, internet, mettiamoci ad ascoltare le persone che incontriamo ogni giorno. Ne scopriremo delle belle, e ne faremo ancor più di belle. Accorgerci, vedere e credere a queste opere che il Signore compie ogni giorno in mezzo a noi tramite i nostri fratelli e sorelle è un modo per far dimorare in noi la parola che provoca il nostro credere. Grazie per aver meditato insieme. E se questo podcast ti è piaciuto, condividilo pure con i tuoi amici ed amiche. A domani!